Telenovela Aloy, è proprio il caso di dire così la tanto attesa telefonata tra il presidente del Pescara Sebastiani e il suo omologo dell'Avellino D'Agostino non c'è stata. L'ultima novità, il presidente dell'Avellino non sarebbe intenzionato a rinforzare una squadra dello stesso girone, appunto il Pescara. Insomma, la trattativa sembra definitivamente saltata. Come alternativa si è parlato dell'italo ivoriano Jeremy Bro, classe 97, lo scorso anno promosso in B col Sud di Tirol, ma di proprietà del Palermo. Deciderà naturalmente il neotecnico dei siciliani Eugenio Corini, che si è da poco insediato. E così dell'Icarri sta cercando di stringere per l'italo ghanese Joshua Tenkorang, classe 2000 di proprietà della Cremonese, in grande evidenza nelle ultime tre stagioni nel Campobasso di Mirko Cudini. Lo scorso anno 30 presenze e 5 gol in Serie C a Tenkorang, assistito da Paolo Soprani. Sono interessati però un paio di club di Serie B, con la Cremonese non ci sono problemi, però insomma bisognerà aspettare qualche altro giorno. Mancano ancora due ruoli chiave per il 4-3-1-2 disegnato al tecnico Alberto Colombo. Stiamo parlando intanto del play puro Guion, che è in prestito biennale al Perugia ma non è ancora tornato al Sassuolo, e poi il trequartista da un paio di giorni, il favorito sembra essere Merola, classe 2000, ex Foggia di proprietà dell'Empoli, ha rifiutato Cosenza. Ma attenzione, il Pescara in queste ultime ore è fortissimo su un giocatore del quale abbiamo parlato negli ultimi giorni, Aristidi Colai, italo-albanese, classe 90. Lo scorso anno 22 presenze e un gol in Serie B con l'Alessandria. Federalmente questo giocatore Colai è di proprietà dell'Alessandria. Attenzione, ci sono degli impegni anche con il Sassuolo. Insomma, la situazione deve essere ancora cristallizzata, per così dire. Sicuramente il trequartista non sarà Dursi, che non ha la qualità tecnica di un trequartista vero e proprio. Il classe 95 è soprattutto un esterno, al massimo seconda punta. Se torna l'ex Bari andrebbe a innervare il reparto avanzato, oggi costituito da Cuppone, Lescano e Blanuta. Intanto, come noto, per i ricorsi Campobasso e Teramo, il campionato di Serie C subirà uno slittamento anche l'inizio della Coppa Italia. Allora il Pescara, oltre alle già programmate amichevoli contro Penne e Renato Curi Angolana, sta cercando di organizzare altri test con squadre di pari categoria. Si parla di una probabile amichevole a Silvi Marina contro la neopromossa Recanatese di Giovanni Pagliari domenica 21 agosto, mentre la successiva domenica 28 agosto contro il Rimini all'Adriatico, ma naturalmente sono tutte notizie da confermare.